È del dovere. Riflette, non si può dare in pasta all'opinione pubblica. Siamo tutti con lei, creda, ma i panni sporchi in definitiva si lavano in famiglia. È inutile piangere sul latte versato. Il dottor Trigallo avrà ciò che si merita, ma con discrezione. Intanto sarà destinato ad altro incarico, in provincia. Anche Zamborghelli avrà il fatto suo. Si troverà un cavillo per ritirargli la concessione. Lei sarà rimborsato della spesa sostenuta. Ceramella, prepari un mandato d'incasso di 1,5 milioni. La prego, signor Presidente. Sono io che la prego. E poiché il posto di ispettore è vacante, abbiamo pensato che nessuno meglio di lei è adatto a ricoprirlo. Inoltre avrà un suo studio privato, anche se continuerà a dare tutto se stesso all'ente, come ha fatto finora. E provvederemo a fornirle un gabinetto medico completamente attrezzato. Al centro di Milano, in modo che possa avere una clientela di prim'ordine. L'ultima vera prova di attaccamento al dovere, lei deve darla adesso, dimenticando, cancellando tutto con un colpo di spugna per il bene del paese. Sono bene. Sì.